This episode is brought to you by Amazon. It's not too late to get your holiday shopping done with amazing last minute deals on Amazon. Take your holiday budget further with deals on everything you need like the hottest gifts, latest gadgets, and most wanted gear at a price that suits you. Shop last minute deals today. Visit amazon.com/deals. A Netflix original film the Wi-Fi is working. In the event of a global communications breakdown, do the following. Stay inside. What just happened here is happening everywhere. Avoid strangers. We've all been deserted. I don't trust them. And most importantly, do not panic. Julia Roberts. What happens next? Mahershala Ali. I knew something was coming. Leave the world behind. Rated R. In select theaters now and on Netflix December 8th. Day three of my exclusively adult Virgin Voyage. Last night, as I dined on the truffle gnocchi from one of the Michelin star chef curated menus, I discovered something about myself. I do not miss the chicken nuggets in the back of our freezer. I do not miss them at all. Come set sail on an award winning adult Sony voyage. To learn more, visit virginvoyages.com or contact your travel advisor today. Now we're voyaging. A me Salmo, quando fa ironia, non, non mi fa mai ridere, non mi fa ridere proprio per niente, non, non mi è molto simpatico. Lo preferisco quando è serio, quando, quando rappa piuttosto che quando fa questi. Um, questi siparietti, inizio brano come qui, comunque scherzi a parte, cioè questa stupidaggine a parte. Eh, il brano wow con DJ triplo, che sarebbe lui, un suo alter ego praticamente. A quanto ho capito, magari sto dicendo un'altra stupidaggine. Eh, però il brano spacca. Il brano spacca e c'è una strofa che dice delle cose anche interessanti che voglio approfondire perché eh, cioè, l'ironia di Salmo quando la immette sul beat sotto forma di reppato invece mi, mi fa sempre un po' riflettere perché dice con leggerezza cose che, che possono creare dibattito. Fondamentalmente, in questo brano sono tre i, 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 le frasi, i fattori che mi hanno portato a volerne parlare. Uno. C'è cioè, chi è femminista, poi ne vuole sei maxi. Mi è piaciuta tantissimo questa rima, questa frase. Perché è, è vero, cioè qui eh, si parla tanto dell'amore per tutti, ma alla fine non è la libertà sentimentale che si, che si combatte, ma è la libertà sessuale che è diverso. Quindi c'è cioè, tutti quanti che vogliono la, la libertà, ma cosa ci fai con questa libertà? Che cosa. Eh, produci che cosa vuoi promuovere che messaggio che se sei single puoi scopare chi vuoi sì sei totalmente libera di farlo libero anche perché ci sono tanti eh, femministi tanti uomini che eh, sono dalla parte diciamo di questo movimento io sono ehm, per la libertà reale sono per essere un attimo attaccati alla realtà l'esagerazione per me è sbagliata sempre quindi di conseguenza questa frase qui è, è reale, interessante e porta davanti una verità, senza fare a fatti concreti una critica. Dice solo quello che è: cioè è inutile che ti batti per non si sa cosa, se poi a fatti concreti vuoi solo vedere i tuoi fottuti porci comodi. Quindi mi piace molto. E poi c'è la rima, un disco d'oro vale come una medaglia alla partita di calcetto. Beh, non so se il Salmo degli esordi l'avrebbe detta così, perché un disco d'oro è una cosa importante. Non è vero che non vale un cazzo. Magari non vale un cazzo quando hai 10 platini. Sì, è vero. Non... Se il budget che la Major eh, dà per il disco è abnorme, è chiaro che un disco d'oro è un po' una sconfitta. Però c'è anche da dire che il discorso dei dischi d'oro svalutati sono eh, eh, delle realtà perché comunque oggi col fatto che i dischi d'oro si danno anche ai singoli eh, un, un artista che ha un tot di streaming fa magari un singolo l'anno fa il disco d'oro e non è che ti puoi definire sto fenomeno qual non sei quindi sono d'accordo è, è vero se, se vai a vedere però insomma ai tempi in cui il disco d'oro lo faceva il disco fare il disco d'oro era una cosa importante quindi non è che non vale niente il disco d'oro è che oggi ce l'hanno tutti e come Diceva il film Gli incredibili. Quando tutti saranno super, nessuno lo sarà più. Il disco d'oro lo fa chiunque. Per essere qualcuno devi aver fatto il disco d'oro e quindi di conseguenza non vale niente. Ma non è vero che non vale niente. Così come la logica fai soldi ma non fai concerti, vero? Sei un bot, sei un, un robot, un, sei nell'algoritmo e quindi di conseguenza fai uscire i singoli, la gente li ascolta. Non conta che li approvi. Eh, che quindi tu abbia una fan base, tu abbia una community, conta solo il fatto che tu comunque sei abbastanza conosciuto abbastanza sentito ma chi ci va al tuo concerto chi ci andrebbe al concerto di Anna ad esempio credo nessuno credo veramente eh, farebbe, farebbe fatica a riempire un club sempre, sempre che insomma non, non sia una serata che già va un format che già va e ci chiami l'ospite però fatti concreti io anche facevo serate hip hop le organizzavo e, e, e fai fatica a, a piazzare un artista new generation che magari fa il disco di platino però poi a fatti concreti, quante persone pagano il biglietto per sentirlo? E quindi di conseguenza ci stanno tutti questi artisti famosissimi che guadagnano effettivamente ma non riescono a fare concerti. Sono fondamentalmente queste le tre critiche che mi sono piaciute. Che Salmo ha fatto alla società, perché lui è un, comunque un artista che tratta molto l'attualità in maniera ironica, la canzone eh, è carina, ovviamente non ha la forza per essere un singolo ufficiale, quindi è presente solo su YouTube, è una cosa simpatica, ironica, questo fatto di DJ triplo, non ho capito anche la sua ironia su Instagram, eh, cioè potete suonarla al DJ7, ma tanto le discoteche sono chiuse, eh, e quindi diciamo che questa canzone è un gioco, un gioco molto reale in attesa che Salmo insomma dopo tanti anni rifaccia un disco perché comunque è un artista che quando poi decide di fare sul serio eh, insomma, lo troviamo veramente nei primi posti in Italia anche per merito quindi aspettiamo il disco e ci godiamo questa burlata questa canzone simpatica che comunque insomma racchiude qualche piccola perletta